Sia chiaro, raccontiamo solo una curiosità e nient'altro, niente di eccezionale, niente di miracoloso, ma una curiosità o qualcosa che stamattina ha sorpreso e ci ha divertito. Questo è il portale da cui esce la Madonna ogni anno. C'è l'inferriata storica. All'interno, quando la statua della Madonna viene esposta ai fedeli, i colombi si piazzano sul manto, sulla tessiera o quant'altro e stanno lì. Stamattina un noto professionista di Pagani, avvisato a sua volta da un tosellaro, ci hanno chiamato per dirci che una cosa curiosa, tre colombe bianche che stavano fra il cancello e il portale, ecco, sul gradino della chiesa, e da lì non si muovevano. Siamo venuti, le colombe invece di stare lì però stanno qui nei pressi, il nostro operatore sicuramente ve le ha fatte vedere. Un fatto curioso, ma queste colombe da dove vengono? Sono tre colombini che erano all'interno della chiesa, che praticamente non volevano lasciare la chiesa. Noi stamattina abbiamo posizionato di nuovo nel suo habitat naturale la statua della Vergine, per cui loro hanno accompagnato questo rituale e si sono fermati davanti al portale. Sono stati per qualche ora. Ma più di un'ora. Si sono fermati, praticamente non volevano lasciare la statua della Vergine. Ma io credo che non che non volevano andare via, ma che volessero entrare più che altro. Hanno bussato. Vabbè, ma ogni tanto, almeno da quello che ho visto io durante le fotografie, perché ho fatto un po' di foto, ho visto che andavano verso la porta, quindi non avevano la benché minima intenzione di andare nel lato opposto. La cosa l'ha divertita o l'ha sorpresa? No, diciamo che a me queste cose mi preoccupano, più che sorprendere o divertire, mi preoccupano perché sono dei segni, gli animali hanno un istinto superiore a quello dell'uomo, quindi qualche pensiero un po' più approfondito dovremmo farlo.